Gopal Gupta nacque a Delhi, in India, il 26 agosto del 1956. I suoi genitori erano membri della media-bassa borghesia con scarsa educazione. Non notarono alcunché di anormale nello sviluppo del figlio, né nell'infanzia né nella prima giovinezza. Subito dopo che Gopal iniziò a parlare, fra i 2 e i 2 anni e mezzo, la famiglia ebbe un ospite a casa e il padre di Gopal chiese al figlio di portar via un bicchiere che l'ospite aveva usato. Gopal sorprese tutti dicendo: «Non lo prenderò. Io sono uno Sharma». I Sharma erano dei membri della casta più alta, i Brahmini. Ebbe poi un attacco di collera nella quale ruppe alcuni bicchieri. Il padre gli chiese di spiegargli sia il motivo della sua condotta che la sorprendente spiegazione che dava. E Gopal iniziò a riferire molti dettagli che riguardavano una vita precedente che sosteneva di aver vissuto in una città chiamata Mathura a circa 160 km da Delhi. Il bimbo spiegò che era il dirigente di una compagnia che commerciava medicinali, la Shuk Shankarak. Disse che aveva una casa molto grande e molti servitori, una moglie e 2 bambini, e che aveva litigato con uno dei fratelli e che gli aveva sparato uccidendolo. L'affermazione di Gopal, secondo la quale egli nella vita precedente era stato un bramino, avrebbe spiegato il suo rifiuto di prendere il bicchiere perché mai dei bramini avrebbero maneggiato utensili che erano stati toccati dai membri di caste inferiori. La sua era una famiglia Bania che apparteneva alla casta dei commercianti. I genitori di Gopal non avevano alcun rapporto con Mathura e le affermazioni del figlio sulla vita precedente non suscitarono nessun particolare ricordo in loro. Sua madre non desiderava incoraggiare le dichiarazioni di Gopal sulla vita precedente e il padre, in un primo momento, rimase indifferente alla questione. Ma a poco, tuttavia, egli raccontò agli amici quanto Gopal aveva detto. Uno di questi amici disse di ricordare vagamente che a Mathura vi era stato un omicidio che corrispondeva alle affermazioni di Gopal, ma non incoraggiò un eventuale viaggio del padre per verificare le asserzioni del figlio. Nel 1964 accadde però che in occasione di una festa religiosa si recasse proprio a Mathura e mentre era lì trovò la Shuk Shankarak Company e interrogò il direttore delle vendite sull'accuratezza delle affermazioni del figlio. Ciò che disse impressionò notevolmente il dirigente perché in effetti alcuni anni prima uno dei proprietari della compagnia aveva sparato e ucciso il fratello. L'uomo, che si chiamava Shaktipal Sharma, era morto alcuni giorni dopo l'agguato, il 27 maggio del 1948. Il direttore, come era da aspettarsi, informò la famiglia di Sharma della visita del padre di Gopal. Alcuni di essi in seguito visitarono Gopal a Delhi. Dopo aver parlato con lui, lo invitarono a far loro visita a Mathura, cosa che fece. Durante queste visite a Delhi e a Mathura, Gopal riconobbe numerose persone e luoghi che erano noti a Shaktipal Sharma, facendo anche delle affermazioni che indicavano una notevole conoscenza dei suoi affari. La famiglia di Sharma rimase stupita nell'apprendere che Gopal, che Shaktipal Sharma, aveva tentato di prendere in prestito dei soldi dalla moglie con l'intenzione di darli al fratello che, sebbene facesse parte della compagnia, era un litigioso spendaccione. Shaktipal Sharma sperava con questo di blandire le richieste del fratello, ma la moglie non era d'accordo con questa forma di riappacificazione. E aveva rifiutato il prestito. Il fratello montò su tutte le furie e uccise Shaktipal. I particolari di questa lite familiare non vennero mai pubblicati e non erano probabilmente conosciuti da nessun altro che non fosse la famiglia. L'omicidio in sé, invece, venne ampiamente diffuso dalla stampa. La conoscenza di questi fatti mostrata da Gopal, le sue ulteriori affermazioni ed alcune delle persone riconosciute da lui che erano note a Shaktipal Sharma convinsero i membri della famiglia di Sharma che Gopal era davvero la reincarnazione di Shaktipal Sharma. Oltre alle sue affermazioni, Gopal mostrò un comportamento da ricco bramino che risultava poco appropriato alla sua famiglia. Non esitava a dire agli altri membri che lui apparteneva ad una casta più alta della loro. Era restio a dedicarsi ai lavori di casa e ribadiva di aver avuto dei servitori per quello. Non beveva mai latte da una tazza che qualcun altro aveva usato. Il dottor Jamuna Pasadan, che lavorò con me per molti anni nei casi accaduti in India, iniziò a interessarsi dell'episodio nel 1965.
Io presi in mano il caso nel 1969, quando intervistai i membri delle due famiglie, sia Daly che Amatura, rimanendovi in contatto fino al 1974. Gopal non espresse mai un forte desiderio di recarsi a Mathura e dopo esservi stato nel 1965 non chiese mai di farvi ritorno. Per alcuni anni dopo il 1965 egli visitò le due sorelle di Shaktipal Sharma che vivevano a Delhi. Poi tutti i contatti tra le due famiglie cessarono. Man mano che Gopal cresceva, cominciò a perdere il suo snobismo da bramino, adeguandosi alle condizioni più modeste della sua famiglia. Gradualmente cominciò a parlare sempre meno della vita di Shaktipal Sharma, ma almeno fino al 1974 suo padre mi disse che ancora se la ricordava. Il caso di Gopal mi sembra molto significativo, particolarmente se confrontato con le possibilità che aveva di ottenere per via normale tutte quelle affermazioni sulla vita e sulla morte di Shaktipal Sharma. È vero che Shaktipal Sharma apparteneva ad una famiglia molto nota a Mathura e che il caso di omicidio ebbe molta risonanza. Tuttavia, gli Sharma e i Gupta vivevano in due città abbastanza distanti e appartenevano a due differenti caste e classi sociali. I loro ambienti sociali erano totalmente diversi e non ho alcuna esitazione nel ritenere che i membri delle due famiglie non avevano mai avuto occasione di conoscersi prima di questo episodio. Il caso di Corliss Cochtin Jr. Questo caso iniziò con una predizione fatta da un anziano pescatore, Tingley dell'Alaska, Victor Vincent, che disse a suo nipote, la signora Corliss Cochtin, dopo la sua morte, egli si sarebbe reincarnato come suo figlio. In seguito le mostrò due cicatrici, una vicino all'arco nasale e l'altra all'altezza della parte superiore della schiena, e le disse che avrebbe potuto riconoscerlo nella successiva incarnazione dai segni di nascita corrispondenti a queste cicatrici. Victor Vincent morì nella primavera del 1946. 18 mesi più tardi, il 15 dicembre 1947, la signora Cochtin diede alla luce un bambino che fu chiamato con il nome del padre, Corliss Cochtin Jr. Aveva due segni di nascita che, come disse la madre, si trovavano nello stesso posto dove si trovavano le cicatrici mostrate da Victor Vincent. Quando esaminai per la prima volta questi segni di nascita nel 1962, mi accorsi che risultavano entrambi spostati e infatti, secondo la signora Corliss, si trovavano in una posizione diversa da quella che aveva la nascita del piccolo. Eppure erano ben visibili, particolarmente quello sulla schiena che occupava un'area della pelle di circa 3 cm di altezza e 5 mm di larghezza in confronto alla pelle circostante, appariva più scuro e leggermente rialzato. La sua rassomiglianza con una cicatrice curata chirurgicamente era rafforzata dalla presenza ai lati del segno di nascita principale, di tanti piccoli segni circolari che sembravano corrispondere alla posizione di quelle piccole ferite inferte dagli aghi che servono a cucire con il filo una ferita aperta. Quando Corliss aveva solo 13 mesi e sua madre stava tentando di fargli ripetere il suo nome, egli le disse in modo impaziente: «Non sai chi sono? Io sono Kakdoki». Tale era il nome tribale che Victor Vincent aveva assunto. E quando la signora Cochtin menzionò l'affermazione di Corliss secondo cui lui era Kakdoki, ad una delle sue zie, quest'ultima le disse che poco tempo prima della nascita di Corliss aveva sognato che Victor Vincent sarebbe andato a vivere con i Cochtin. La signora Cochtin era sicura di non aver fatto menzione alla zia della previsione di Victor Vincent, secondo la quale egli sarebbe ritornato come suo figlio. Dai 2 ai 3 anni Corliss riconobbe spontaneamente diverse persone che Victor Vincent aveva conosciuto, fra cui anche la vedova di Victor Vincent. La madre di Corliss affermò inoltre che il bimbo aveva fatto riferimento a due eventi nella vita di Victor Vincent, dei quali non era potuto venire a conoscenza per via normale. Egli mostrò inoltre caratteristiche comportamentali simili a quelle mostrate da Victor Vincent. Corliss si pettinava i capelli in un modo che faceva ricordare quello di Victor Vincent. Tutti e due balbettavano e avevano uno spiccato interesse per le imbarcazioni e per i viaggi in mare. Tutti e due avevano delle forti inclinazioni religiose e per ultimo tutti e due erano mancini. Corliss inoltre mostrò un precoce interesse nei motori e una certa abilità nel manovrarli e nei ripararli. Sua madre sosteneva che egli aveva imparato ad accendere i motori dalle barche da solo. Era assai poco probabile che Corliss avesse imparato queste cose da suo padre perché quest'ultimo non aveva alcun interesse e non mostrava di saperci tanto fare con i motori.
Dopo i 9 anni, le affermazioni di Collins sulla vita che precedentemente sembrava ricordare iniziarono a diminuire. E nel 1962, quando lo incontrai per la prima volta, disse di non ricordare più nulla. Incontrai Corliss e la sua famiglia 3 volte nel 1960 e 1 volta nel 1972. Durante il nostro ultimo incontro, Corliss aveva perso quasi del tutto l'abitudine di balbettare, ma gli capitava ancora quando si agitava. Il suo interesse religioso era diminuito, ma non quello sui motori. Durante la guerra in Vietnam combatté come artigliere e una bomba scoppiatagli vicino gli aveva danneggiato l'udito. In seguito, quando lo visitai, godeva di buona salute ed era felice di lavorare in un'industria mineraria vicino alla sua abitazione a Sitka. Il caso di Ma Ting Mangyu. Ma Ting Mangyu nacque nel villaggio di Natlu, nella Birmania settentrionale, il 26 dicembre del 1953. I suoi genitori furono Uai Maung e Dawai Tin. Quando quest'ultima era incinta di Ma Ting Mangyu, sognò per ben 3 volte che un robusto soldato giapponese a torso nudo e con i pantaloncini corti la stava seguendo dicendole che sarebbe venuto a stare con lei e suo marito. Fra l'età di 3 e 4 anni, Ma Ting Mangyu iniziò ad accennare a dei ricordi di una vita precedente. Un giorno era passato un aeroplano sopra il villaggio e Ma Ting Mangyu si era impaurita ed aveva iniziato a piangere. Ella continuò per alcuni anni ad avere questa fobia degli aeroplani. Ma in un'altra occasione, quando aveva 4 anni, alcune persone notarono che stava piangendo e quando le chiesero cosa c'era che la turbava, rispose che aveva nostalgia del Giappone. Da lì a poco iniziò a dire che durante la Seconda Guerra Mondiale, all'epoca dell'occupazione giapponese, era un soldato giapponese di stanza a Natul, dove svolgeva la mansione di cuoco. Un giorno un aereo alleato aveva fatto un'incursione mitragliando il villaggio a bassa quota e l'aveva ucciso. Ma Ting Mangyu fornì poi degli altri dettagli della vita che sosteneva di aver vissuto. Disse di provenire dal Giappone settentrionale, dove era sposato e aveva dei figli. Disse poi che prima di arruolarsi nell'esercito aveva un piccolo negozio. Aggiunse infine che la sua morte era avvenuta durante la ritirata giapponese dalla Birmania, quindi intorno al 1945. E come era vestito e quello che aveva fatto quando l'aereo aveva mitragliato il villaggio. E ancora, come avesse tentato di sottrarsi ai proiettili. Affermò di essere stato colpito all'inguine e di essere morto sul colpo. Ma Ting Mangyu non pronunciò altri nomi oltre quello del Giappone. Non ricordando né il nome del soldato né l'esatto luogo di provenienza, non potemmo neanche tentare di rintracciare la persona che corrispondeva alle sue affermazioni. I fatti comunque collimavano con quanto era realmente accaduto a Natul durante l'evacuazione dell'esercito giapponese della Birmania settentrionale. Dawan Eutin, dal canto suo, ricordava di aver conosciuto e di aver stretto una certa amicizia con un cuoco dell'esercito giapponese di stanza a Natul, ma non sapeva che costui era morto. Ma Ting Mangyu mostrò dei comportamenti insoliti per la sua famiglia, ma che ben si adattavano a un soldato giapponese. Non gradiva il clima caldo della Birmania settentrionale e il suo cibo piccante. Preferiva i cibi dolci e gli piaceva mangiare del pesce mezzo crudo, anche se non completamente crudo, come fanno alcuni giapponesi. Spesso esprimeva il desiderio di tornare in Giappone e qualche volta si accasciava a terra piangendo in modo sconsolato per quello che definiva come nostalgia di casa. Quando si nominavano gli inglesi o gli americani, in sua presenza si arrabbiava visibilmente. Ma l'aspetto più rilevante di Ma Ting Mangyu era il suo comportamento maschile. Insisteva con l'indossare vestiti da uomo e a portare i capelli come un ragazzo. Ciò creò dei problemi con la scuola che esigeva che la bambina venisse vestita come una ragazza. Ella si rifiutò e le autorità, non mostrando alcuna comprensione, la costrinsero di fatto ad interrompere gli studi all'età di 11 anni. La sua mancanza di educazione limitò in seguito la scelta dell'occupazione. Quando la incontrai per la prima volta, usufruiva di un magro introito come venditrice ambulante di cibo presso la stazione ferroviaria. Da bambina le piaceva giocare a soldato e quando una volta il padre andò a Medley gli chiese di comprarle una pistola giocattolo. Le sue 3 sorelle e il suo unico fratello invece non condividevano con lei questi divertimenti. Ma Ting Mangyu giocava anche a pallone ed altri tipici giochi maschili. I suoi genitori avevano avuto 3 figlie prima che Ma Ting Mangyu nascesse
e avevano pertanto sperato che il loro prossimo bambino fosse un maschio, ma ciò non volle dire che essi incoraggiarono Mamti Umyu ad esserlo. E la madre, al contrario, fece di tutto per opporsi ai suoi modi maschili di vestire, sebbene il padre fosse più accomodante. Egli morì prima che io potessi raggiungere il posto, per cui non ho saputo niente direttamente da lui. Man mano che Mantingham Yu cresceva, conservava un atteggiamento maschile anche nel suo orientamento sessuale. Si vestiva con abiti maschili e non intendeva sposarsi. Affermava, al contrario, di voler avere una moglie. Ella ovviamente aveva un'immagine maschile di se stessa, non gradiva essere considerata una donna. Quando Wu Wing Mang, un mio collega birmano, le rivolse con il titolo femminile di Ma, ella gli chiese di non chiamarla con quel modo, ma di chiamarla invece Maung, che si usa rivolgendosi a dei ragazzi, o perlomeno di evitare questi appellativi. Durante un'intervista che io e il mio collega birmano le facemmo, ci disse che se l'avessimo garantito una rinascita maschile sarebbe stata disposta a morire per mano nostra anche subito. La famiglia di Mantingham Yu mostrò di accettare sia le spiegazioni che fornimmo loro del caso, ovvero del suo orientamento sessuale derivante dalla sua vita precedente come uomo, sia la spiegazione che intendeva gettare luce sui suoi modi in quanto proveniente dalla vita passata di soldato giapponese. Questo è un buon esempio di un caso non risolto di reincarnazione. Ma Ting Mam Yu non fece alcuna dichiarazione particolareggiata e verificabile che poteva permetterci di identificare una particolare persona che corrispondesse ai suoi ricordi. Ciò nonostante tutte le sue affermazioni circa la vita precedente erano plausibili e i suoi atteggiamenti calzavano perfettamente con le dichiarazioni di una vita precedente come soldato giapponese. Che un caso simile possa essersi determinato grazie alla sola influenza dei genitori o per altre oscure motivazioni di Mantingham Yu rappresenta una questione su cui ritornerò in un successivo capitolo. Questo è uno di quei casi in cui vi è un cambiamento di sesso, che affronterò in dettaglio, ricorrendo anche a numerosi esempi nei capitoli successivi. Incontrai Mantingham Yu di nuovo nel 1975, ma da allora non mi è più capitato. Il caso di Shamlin Prema. Shamlin Prema nacque a Colombo, capitale dello Sri Lanka, il 16 ottobre del 1962. I suoi genitori vivevano a Gonajela, una città distante una sessantina di chilometri a sud di Colombo, e Shamlin crebbe lì. I suoi genitori notarono, anche prima che potesse parlare, che la bambina mostrava un notevole rifiuto di farsi il bagno. Ogni volta che si tentava di immergere nell'acqua, cercava di resistere lottando e gridando. Sempre a quell'età, sembrava che avesse un terrore anche degli autobus e piangeva ogni volta che i suoi genitori dovevano prenderne uno, o anche quando ne vedeva uno da lontano. Queste paure sconcertavano i genitori, anche se già da allora iniziassero a sospettare che potessero derivare da un qualche evento drammatico avvenuto in una vita precedente. Dopo che Shalamlin iniziò a parlare, cominciò gradualmente a riferirsi ad una vita precedente che sosteneva di ricordare. Questa vita aveva avuto luogo in un villaggio vicino chiamato Galtudawa, a circa 2 chilometri da Gonajela. Shalamlin menzionò i nomi dei suoi ex genitori riferendosi spesso alla madre di Galutuada. Accennò anche a delle sorelle e a due compagne di scuola. Descrisse la casa dove abitava, la cui posizione e le cui caratteristiche erano molto diverse da quelle della casa dove viveva con la sua famiglia attuale, e raccontò la sua precedente morte nel modo che segue. Disse che una mattina, prima di recarsi a scuola, era andata a comprare del pane. La strada era allagata quando un autobus passando le schizzò dell'acqua e la cadde in un campo di riso. Alzò le braccia e chiamò mamma, dopodiché cadde addormentata. Una ragazza chiamata Amsli Gurenke, che viveva a Gaduada, era morta annegata l'8 maggio di 1961 in circostanze simili al racconto di Shlamin. Dal racconto sembrava che, avendo cercato di evitare l'autobus, fosse caduta nel campo inondato di acqua. Quando morì, Amsli era una ragazza di soli 11 anni e andava a scuola. I genitori di Shamlin erano impadrentati alla lontana con i Guarante, ma avevano pochi rapporti e non avevano mai incontrato Amshli. Essi si ricordavano di aver saputo della morte di Amshli e si erano rattristati, ma passato un po' di tempo si erano completamente dimenticati dell'accaduto. Quando Shlamlin iniziò a raccontare della sua morte per annegamento nella vita precedente, non la collegarono in un primo tempo con l'annegamento di Amshli. Tuttavia, circa 3 anni di età, quando Shlamlin vide passeggiare in una strada di Gonnela
uno dei cugini di Amshlin, lo riconobbe. Più di un anno dopo riconobbe anche una delle sorelle di Amshlin, sempre a Gonagela. Contemporaneamente Shamlin faceva pressione affinché fosse portata a Galua per visitare la sua madre di Galua, e confrontando le due madri preferiva quella di Galua. Suo padre alla fine la condusse alla casa di Guranera a Gadua. Una grande folla si fece intorno quando si venne a sapere che una bambina che sosteneva di ricordare una vita precedente stava visitando il villaggio. La presenza di tanti estranei doveva aver inibito Shamlin, perché fece ben pochi riconoscimenti di quelli che avrebbero potuto fare se vi fosse stata un'atmosfera più rilassante. Il padre di Shamlin disse che la bambina aveva riconosciuto la madre di Amshwil, ma i Garente erano dubbiosi. La visita tuttavia aveva permesso di verificare le asserzioni della bambina, che corrispondevano quasi tutti agli eventi della vita di Amshli. Le due famiglie inoltre si scambiarono alcune informazioni sulle due ragazze e si scoprì che Amshlin e Shamlin avevano dei tratti in comune, come delle preferenze per alcuni cibi e modi di vestire. Iniziai a occuparmi del caso nel 1966, alcune settimane dopo la prima visita di Shamlin a Gadual. Fui perciò in grado di intervistare i testimoni mentre i loro ricordi, sia quelli concernenti le affermazioni di Shamlin sia quelli inerenti alla vita di Amshli, erano ancora freschi. Negli anni che seguirono feci diverse visite alle due famiglie al fine di venire a conoscenza di ulteriori dettagli, per mettere alla prova la solidità delle asserzioni dei testimoni e per osservare ulteriori sviluppi di Shamlin. Oltre a discrepanze di poco conto, i testimoni fornirono resoconti che concordavano, e quello che affermarono nelle successive interviste collimava con quanto avevano detto in precedenza. Dopo la visita a Galtua, Shamlin si recò ancora qualche volta presso Iguanena, ma nel corso degli anni le visite diminuirono gradualmente, fatto che coincideva con un graduale oscuramento dei ricordi di Shamlin sulla sua vita precedente. Fra i 5 e 6 anni smise di parlarne all'età di 11 anni nel 1973, e forse anche prima, sembrava che avesse dimenticato tutto. A 4 anni aveva perso la paura dell'acqua e a 8 anni mostrò che anche il timore degli autobus si era affievolito, senza però scomparire del tutto. In tutti gli altri aspetti, Shamlin stava crescendo come una ragazza singalese e perfettamente normale. Il caso di Shamlin mi sembra uno di quelli appartenenti ad una categoria media in rapporto alla possibilità che la bambina potesse venire a conoscenza della vita di Amshlin per vie normali. Possiede l'indubitabile debolezza che le famiglie interessate abitavano soltanto a 2 chilometri di distanza e si conoscevano almeno un poco prima delle manifestazioni del caso. Secondo me, comunque, i rari contatti fra le due famiglie non sono sufficienti a spiegare da soli la conoscenza dei particolari della vita di Amshlin dimostrata da Shamlin e l'insolito comportamento che coincideva con le sue affermazioni. Il caso di Soleiman Adari. Soleiman Adari nacque a Faloga, in Libano, il 5 marzo del 1945. I suoi familiari erano drusi, membri di una religione di derivazione islamica. Questo credo si è talmente separato dall'insegnamento ortodosso dell'Islam che i suoi membri lo considerano qualcosa di diverso. La reincarnazione costituisce un dogma centrale nella religione drusa. Quando era ancora piccolo, Soleiman sembrava ricordare dei frammenti di una vita precedente. Alcune delle informazioni in suo possesso gli giunsero tramite dei sogni. Si ricordava di aver avuto dei figli, e anche alcuni dei loro nomi, e di provenire da un luogo chiamato Jarif, dove era proprietario di un torchio per fare l'olio. Diversamente dalla maggioranza dei bambini che sono i soggetti di quei casi, egli non richiamò alla mente ulteriori particolari se non più in là negli anni. Quando aveva 11 anni vi fu un episodio in particolare che sembrò suscitare in lui ulteriori ricordi. In quel periodo viveva con la sua nonna paterna quando un giorno venne dalla sua nonna materna a chiedere in prestito uno dei libri religiosi per drusi. Soleiman non solo si rifiutò in modo deciso di darglielo, ma rigirò la domanda chiedendo alla nonna se non fosse lei ad averlo. Forse non si fermò a pensare che l'avesse avuto, non l'avrebbe certo chiesto in prestito. La nonna paterna udì per caso il rude comportamento di Soleiman e gli chiese di fornire una spiegazione. Improvvisamente il ragazzo ricordò che nella vita precedente aveva dei libri religiosi e non permetteva mai che lasciassero la casa. I drusi, che hanno dei libri sacri, li venerano e li accudiscono gelosamente a casa. Il comportamento di Soleiman, sebbene poco educato per i bambini, era coerente con quello che ci sarebbe aspettato da un anziano druso. Dopo questo incidente, Soleiman fece degli sforzi più o meno intensi, tesi
a recuperare maggiori particolari dell'esistenza di cui sembrava avere delle reminiscenze. Alla fine riuscì a ricordarsi che nella vita precedente doveva essere stato il Mukhtar, il capo di Garif. Si ricordò anche che il suo nome era stato Abdal Abul Ahmad ed altri particolari della sua vita. Ma considerò che se avesse rivelato agli altri che lui nella vita precedente era stato un Mukhtar, la sua famiglia e i suoi amici lo avrebbero preso in giro e accusato di arroganza, deridendolo. Per cui mantenne il segreto per altri anni. In seguito iniziò a parlarne prima con gli altri ragazzini e poi con gli adulti. Alcuni dei parenti di Soleiman proposero di portarlo a Garif per verificare quanto andava dicendo sulla vita precedente. Garif dista circa 30 km da Falluja, ma è situata in un'altra regione del Libano. Nonostante che i due villaggi siano collegati da una strada, viaggiare da un villaggio a un altro è tutt'altro che facile e bisogna essere animati da un preciso intento, come scoprì io stesso. Tranne un'eccezione, i membri della famiglia di Soleiman non avevano nessun rapporto con Garif. Uno di loro era impiegato là momentaneamente, ma non poté confermare, per quello che ne sapeva, ciò che Soleiman asseriva. Più tardi questo parente condusse delle indagini nella cittadina per verificare alcune delle affermazioni di Soleiman. E vi furono anche altre persone che in quel periodo confermarono l'accuratezza delle asserzioni. Come accade spesso in Asia, nei casi di reincarnazione, le parole di Soleiman sulla sua vita precedente si diffusero rapidamente. Un cugino di famiglia incontrò in Arabia Saudita alcuni abitanti di Garif che confermarono che le memorie del ragazzo collimavano con gli eventi della vita di Abdal Abu Ahmad. Sul fatto, per esempio, che fosse proprietario di torchio per l'olio e Mukhtar di Garif per molti anni prima della sua morte, avvenuta forse per malattia cardiaca nel 1942, all'età di 65 anni, e fecero sapere di volerlo invitare nella cittadina. Soleiman prima si rifiutò, ma in seguito, fra l'estate e l'autunno del 1967, si recò due volte a Garif. Durante la sua visita a Garif, Soleiman appariva schivo e come inibito. La vedova di Abdal Abul Ahmad e due dei suoi bambini vivevano ancora lì, ma Soleiman non li riconobbe, neppure riconobbe altri membri della famiglia che gli furono mostrati in fotografia. Altre tre persone, alcuni luoghi di Garif, gli sembravano invece familiare. Forse il più importante di questi riconoscimenti avvenne quando indicò una vecchia strada ormai in disuso nel 1967 e quasi dimenticata che serviva a raggiungere la casa dove Abdal Abu Ahmad viveva. L'importanza del caso di Soleiman non risiede tuttavia in queste poche identificazioni, ma dalle affermazioni che rese sulla sua vita precedente e da alcuni comportamenti insoliti che espresse. Prima di recarsi a Garif o durante la visita al villaggio, Soleiman fece 17 affermazioni sulla vita precedente, fra cui figuravano i nomi dei maggiori dei figli di Abdul Abamad e altri particolari della sua vita. Le affermazioni risuonarono tutte esatte con due eccezioni. Il nome di Salim attribuito ad uno dei figli di Abdul Ahmad, quando invece si trattava del nome del fratello, e la sua presunta cecità che invece apparteneva a Naseb, uno dei figli di Abdul Ahmad. Iniziai ad occuparmi del caso nel marzo del 1968 e continuai ad interessarmene fino al 1972. Intervistai numerosi testimoni sia a Falluja che a Garif. Soleiman in seguito emigrò in Arabia Saudita e non ebbe modo di rincontrarlo fino al 1972. Quando era ancora ragazzino, Soleiman si comportava come un adulto. Preferiva la compagnia degli adulti a quella dei suoi coetanei. Quando si trovava fra di loro aveva la tendenza a sedersi nei posti più importanti come farebbe una persona di una certa importanza. Se qualcuno lo rimproverava a volte rispondeva dicendo «Non mi sgridate, io sono un adulto». I timori di Soleiman di essere preso in giro se si fosse risaputo che riteneva di essere stato un Mukhtar nella vita precedente si mostrarono fondati, perché sia la sua famiglia che i suoi amici lo canzonavano per queste sue pretese, affibbiandogli il soprannome di Mukhtar. Questo però non gli dispiacque, anche perché sembrava che alcuni dei membri della sua famiglia usassero il soprannome con affetto, quasi a dirgli «ti crediamo». Accennavo prima al fatto che Soleiman non desiderava visitare Garif e la prima volta che fu invitato cercò di rifiutare. La famiglia comprese meglio questo suo atteggiamento quando una volta Garif vennero a conoscenza delle tragedie avvenute nella vita di Abdul Abu Ahmad. I figli di quest'ultimo ti avevano recato ben poco conforto. Molti erano affetti da anormalità congenite. Uno era emigrato in America e un altro aveva scarsi rapporti con il padre.
Altri eventi ancora avevano oscurato l'ultima parte della sua vita. Per aiutare un amico aveva falsificato un documento a cui invece, come Mukadda del villaggio, doveva dare il corso. Quando il governo venne a sapere del falso, Abdullah Ahmad fu costretto a dimettersi dal suo incarico di Mukadda. Dopo questo evento investì, oltre quanto poteva disporre, nell'acquisto di un torchio per olio. Il pagamento dell'acquisto si dimostrò più gravoso di quanto si era aspettato, tanto che secondo la moglie fu la preoccupazione per i debiti a condurlo verso la malattia finale. Non può sorprenderci quindi che chiunque avesse ritenuto di avere dei ricordi di Abdullah Ahmad non desiderasse precipitarsi a Sharif. Come ho accennato in precedenza, Abdullah Ahmad morì nel 1942, 12 anni prima della nascita di Soleiman. Se fu veramente Abdullah Ahmad a reincarnarsi in Soleiman, cosa dire dell'intervento di tempo fra i due eventi? Soleiman rispose a questa domanda dicendo di aver avuto un'esistenza intermedia, della quale però non ricordava nulla. Si tratta di una risposta tipica che i drusi forniscono quando si trova ad avere a che fare con un intervallo di tempo, fosse anche di un giorno, fra la morte della personalità precedente e la nascita della stessa in un altro corpo. Alcune volte possiamo avere un'esile prova di questa vita intermedia, ma in genere rimane semplicemente una congettura. Per quanto riguarda i ricordi di Soleiman in merito alla vita di Abdullah Ahmad, non ritengo che essi possano essere stati raccolti da informazioni attinte per via normale. La distanza fra i due villaggi di circa 30 km è maggiore di quella riportata nei casi di Shlamlin Prema, ma minore di quella riferita al caso di Gopal Gupta. Eppure non possiamo misurare il grado di accessibilità solo dai chilometri. Dobbiamo valutare tutte le possibilità per mezzo delle quali una persona è in grado di accedere alle informazioni in suo possesso riguardo a una vita precedente. Se consideriamo le cose in questo modo, sono incline a collocare il caso di Soleiman sopra quello di Shamlin, dal quale risulta che le due famiglie avevano avuto modo di conoscersi anche se poco prima del caso. Forse lo porrei allo stesso livello del caso di Gopal. In quest'ultimo, la distanza geografica e socio-economica fra le due famiglie era maggiore di quella rilevata nel caso di Soleiman. Ma mentre Gopal si ricordava la vita di un uomo famoso il cui assassinio fece scalpore, le memorie di Soleiman riguardavano la vita di un uomo la cui vita e morte si seppe ben poco, al di là dei confini del villaggio. Le persone che affermano di ricordare una vita precedente possono essere trovate facilmente in alcune zone del mondo. Queste sono l'India settentrionale, lo Sri Lanka, la Birmania, la Thailandia, la Turchia centro-meridionale, il Libano, la Siria, l'Africa occidentale e le regioni nord-occidentali dell'America settentrionale. Ho trovato e analizzato molti casi anche in Europa e in America settentrionale. Ho rinvenuto dei casi anche nell'America meridionale, ma meno abbondantemente rispetto ai paesi e alle regioni che ho finora menzionato. Il Tibet deve essere stato un paese in cui si verificarono molti casi di questo tipo, almeno giudicando dal numero di casi rivelati nei rifugiati tibetani che ora vivono in India. Ho analizzato seriamente ben pochi di questi casi, dato che il loro studio si presentava difficile, a causa della dispersione dei membri delle famiglie e degli altri testimoni di prima mano. Ho ragione di credere che tali casi siano facilmente riscontrabili anche in alcune zone del Giappone e dell'Indocina orientale, ovvero nel Laos, in Cambogia e nel Vietnam. Sono venuto a conoscenza di alcuni casi verificatisi in questi paesi e i miei corrispondenti mi hanno riferito che ritengono che se ne potrebbero trovare molti di più se qualcuno si occupasse seriamente di ricercarli, cosa che non è stata ancora fatta. Mi manca il tempo materiale, non di certo lo zelo per fare ciò, e ritengo sia meglio concentrare i miei sforzi in un minore numero di paesi le cui culture con il tempo mi sono divenute familiari. L'aspetto più ovvio dell'inventario delle località geografiche prese in esame è la correlazione fra l'alta densità di casi riportati e la credenza nella reincarnazione.